Separazione delle carriere dei magistrati, 6 mesi intensi da parte dell'Unione Camere Penali che ha portato avanti una raccolta firme assolutamente apolitica, incassando comunque l'appoggio dei radicali, 6 mesi nel quale l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Questa mattina, dinanzi al Palazzo di Giustizia dell'Aquila, ultimo giorno per poter firmare. Allora, il semestre per la raccolta delle firme volge al termine. Oggi è l'ultimo giorno che raccogliamo le firme qui all'Aquila e il risultato è stato già ampiamente raggiunto perché il limite delle 50.000 firme è stato da tempo superato. Stiamo intorno alle 75.000 firme, però ritenevamo importante organizzare un'ultima giornata proprio per tirare le somme e portare a termine questo lavoro che ci ha tanto entusiasmato in questi 6 mesi e durante il quale abbiamo ricevuto grossa e forte risposta soprattutto dal comune cittadino. Ecco, c'è sensibilità quindi da parte dei cittadini rispetto a questa separazione che chiedete tra magistratura inquirente e giudicante sostanzialmente? Assolutamente sì, perché il cittadino comune, una volta che si trova al contatto diretto con il pianeta della giustizia, soprattutto quello della giustizia penale, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Noi portiamo sempre l'esempio più, diciamo, semplice, che è quello della partita di calcio. Il pubblico ministero che diventa giudice è un po' come un centravanti che gioca 80 minuti con una squadra e gli ultimi 10 si mette a fare l'arbitro.